Benvenuti a Torino Web News. Nel corso delle nostre ormai quasi 100 puntate abbiamo visitato numerosissimi centri d'arte, altrettante sedi espositive, ma mai fino ad ora vi avevamo mostrato gli spazi di un museo che tuttavia è sicuramente iscrivibile nella lista dei più notevoli della città. L'avete riconosciuta, quella in cui ci troviamo oggi è la pista del Lingotto. Il museo di cui stiamo parlando è la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. La scopriamo oggi insieme in occasione di una mostra importante che ci fa tuffare nell'arte internazionale in un certo senso più anticonvenzionale del XX secolo. Benvenuti al Museum of Everything. Una mostra che ha esordito l'anno scorso a Londra con un enorme successo, 300 opere scelte fra quelle di artisti non tradizionali, fra cui dipinti, disegni, sculture e molto altro. Con artisti non tradizionali non intendiamo semplicemente i più innovatori, parliamo realmente di artisti che operano al di fuori della scuola dell'arte. Medium, minatori e mistici, autodidatti, artisti ossessivi, così come artigiani con disabilità. Gente estranea, appunto, alle norme estetiche convenzionali. La mostra The Museum of Everything non è solo una mostra temporanea, è una collezione di un collezionista inglese che raccoglie solo opere di artisti autodidatti. Quindi sono tutti artisti al di fuori del mercato, che non sono quasi rappresentati da gallerie, non hanno, appunto, non espongono in mostre temporanee, ma sono artisti che vivono in un loro mondo. Quindi visitare questa mostra è come entrare nel mondo privato di queste persone, come vedere il loro diario personale, come addentrarsi nelle loro fantasie. Sono artisti in alcuni casi che hanno avuto dei problemi mentali, alcuni addirittura la sindrome di Down, alcuni sono sordomuti, sono persone che sono state in carcere, sono quindi persone, alcune emarginate dalla società, che però trovano necessario esprimersi attraverso le opere d'arte. È un'occasione per vedere, per conoscere opere di artisti appunto sconosciuti. Ulteriori informazioni riguardo la mostra potete rintracciarle all'indirizzo della Pinacoteca Agnelli, www.pinacoteca-agnelli.it. Vediamo adesso quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica di questa settimana. La Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea fino al 23 maggio propone una mostra dedicata ai disegni realizzati da Enrico Gamba che documentano la progressiva messa a fuoco dei personaggi destinati alla grande composizione I funerali di Tiziano del 1855, il dipinto che ne consacrò la fama tra purismo e accademia. 21 artisti per il XX secolo in una mostra che riunisce artisti il cui lavoro nasce dalla dialettica innovazione e tradizione non solo in ambito estetico ma anche e soprattutto come campo di indagine sociologica alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo fino al 31 agosto. L'Accademia Montis Regalis e i concerti dell'Unione Musicale presentano alla Reggia di Venere Reale sabato 10 aprile alle 20.30 composizioni di Bach per soli, coro e orchestra. Vi segnaliamo la conferenza Audizione su Shostakovich, compositore archeologo, alla Certi di Memoria con esempi al pianoforte di Luigi Abbate al Politecnico di Torino nell'Aula Magna Giovanni Agnelli lunedì 12 aprile alle 18.30. Lunedì 12 aprile gli editors salgono sul palco del Pala Torino alle ore 21, mentre giovedì 15, sempre alle 21, Carmen Consoli si esibisce al Teatro della Concordia di Venaria. Ringraziamo la Fondazione Agnelli per averci ospitato, l'appuntamento è per la prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.